5 dalla, con la risposta dall'altra parte di Evangelisti e il fallo di Tagliabue su di lui, secondo fallo di Tagliabue, tiro libero aggiuntivo per Marco Evangelisti, che con questo gioco da tre punti potenziale, vedremo il tiro libero aggiuntivo, è andato in doppia cifra, 11 punti adesso, prima del tiro libero a tirare con i fischi del pubblico di casa. 1.58 al termine del secondo quarto, realizza Evangelisti, che non si fa ipnotizzare dai fischi del pubblico, riporta a meno 2 Trapani con la tripla di poco fa di Teofilo, che aveva allungato, fatto allungare la sua squadra sul più 5. Tagliabue, arresto e tiro subito sul secondo ferro, rimbalzo di Capua. Santa Rossa, ringhia Tagliabue, Santa Rossa per solo Perto, ancora Santa Rossa, arresto e tiro a canestro della parità, 39 pari, 11 punti Santa Rossa. Teofilo, Leo, Gian Loreto per Leo, sotto Leo sbaglia, ma c'era solo Perto, si lamenta in difesa, e anche il raddoppio dietro. Solo Perto parte, limite di frazione di passo, serve Santa Rossa che realizza il secondo canestro consecutivo, 13 punti per lui, e controparziale da almeno 5 al più 2, quindi 7-0 per Trapani. Sarà così anche fino alla fine, vedremo, punto interrogativo per questo, ultimi 40 secondi del secondo quarto, e Molfetta che deve recuperare questo svantaggio di meno 2 con Cuccinelli, blocco di Tagliabue, Tagliabue finta e poi appoggia e segna. 4 punti per lui, 41 pari, ultimo possesso del secondo quarto che dovrebbe essere di Trapani per chiudere metà gara in vantaggio. Evangelisti in mezzo al traffico fino in fondo, segna, anzi no, commette fallo con l'arbitro che mima il fallo con il braccio, l'altro braccio, canestro non valido, fallo di Evangelisti, secondo fallo in attacco della sua serata. Time out per Molfetta per cercare di organizzare qualcosa in questi ultimi 17 secondi, 6 decimi che mancano alla fine del secondo quarto, cioè di metà gara, con strappi da una parte e dall'altra, squadre che sono state anche in vantaggio una e l'altra di 6-8 punti, anche Trapani, 5 punti Molfetta, che adesso sono in perfetta parità, quota 41, equilibrio che Molfetta cercherà di spezzare in quest'ultimo possesso del secondo quarto, al dentro in campo dopo il time out. 17 secondi, 6 decimi da giocare, questa Virtus Molfetta che ha ottenuto finora soltanto 2 vittorie, quella esterna anche se giocata in vicino campo neutro di Barletta contro il San Severo, e quella interna di 3 domeniche fa contro Potenza, ossia l'altra squadra che condivide purtroppo il tuo posto in classifica a quota 4. 716 punti segnati Molfetta, 782 subiti per la formazione oggi in casa, per Trapani invece saldo positivo, 736 punti a segno, 705 punti subiti. Ultimo possesso con Maggi entrato in campo, doppio play con Giadoreto per coach Carolillo, ultimo tiro, 11 secondi adesso, 8 secondi, parte Maggi, si ferma Maggi, 4 secondi, ora deve chiudere Maggi, lo fa, sotto mano, a segno, canestro valido, canestro valido sulla sirena, è partito il suo pallone lasciato dalla mano destra, con un sotto mano, quando il cronometro girava ancora, e quindi Molfetta con il quarto punto di serata di Maggi, che ha conosciuto anche parecchi minuti in panchina, chiude metà gara sul più 2.